Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di acne e per farlo siamo in collegamento da Pistoia con la dottoressa Lucilla Melani. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera a voi, salve. Dottoressa Melani, che cos'è l'acne? Certamente tutti hanno nozione di cosa sia l'acne, o perché l'hanno sperimentata direttamente su se stessi, oppure in un familiare, in un amico, in un conoscente, anche nei passanti, perché l'immagine di un volto interessato o talora defulpato dall'acne fa parte dell'immaginario collettivo. Comunque, per dare una definizione, l'acne è una patologia infiammatoria cronica che interessa la ghiandola filosebacea e che si manifesta nelle zone seborroiche, quali il volto, il tronco, le spalle, nei casi più gravi nel cuoio capelluto e nelle braccia, e può interessare varie fasce d'età, con manifestazioni cliniche molto diverse fra loro, che vanno dal punto nero, il cosiddetto comedone, volgarmente conosciuto come punto nero, fino a lesioni infiammatorie come papule, pustule e anche noduli o cicatrici molto importanti. Eh sì, dottoressa, bene o male tutti abbiamo idea di che cos'è l'acne perché purtroppo insomma, la vediamo e l'abbiamo vista. Io quando ero ragazza, soprattutto alle mie coetanee 14enni, è capitato appunto che avessero questo viso proprio caratterizzato dai buchi proprio dell'acne. Dottoressa, quali sono i tipi di acne? Beh, diciamo che l'acne non è soltanto una, ma sono più tipi. Si può classificare, per esempio, in base all'età di insorgenza. Allora si parla di acne volgare o giovanile, quando comincia già dalla tarda infanzia, interessa l'età puberale, l'età adolescenziale. E poi le forme che invece sono tipiche dell'età adulta, la cosiddetta acne tardiva, che può da un lato essere la continuazione di un'acne giovanile mai risolta, oppure può insorgere così spontaneamente in una persona adulta senza che vi siano stati prodromi precedenti nell'età adolescenziale. Oppure si può classificare in base ai diversi momenti patogenetici alla base, perché l'acne è causata essenzialmente da tre ordini di fattori: il fattore ormonale, che è responsabile della seborrea, il fattore infettivo e quindi l'infezione batterica, e un disturbo della cheratinizzazione. E vedremo come nelle varie forme di acne queste tre cause sono diversamente miscelate, dando luogo a sottotipi clinici differenti. Dottoressa, per quanto riguarda le cure, quindi l'acne si può curare? Quali sono oggi le possibilità terapeutiche? Ad oggi l'acne si può curare, si deve curare, sia da un lato per venire incontro a quella che è la richiesta che principalmente il paziente in ambulatorio ci pone, ovvero di dare un sollievo, di guadagnare un aspetto estetico accettabile, quindi di restituire al paziente una sicurezza in se stesso e una maggior gradevolezza estetica. Ma dall'altro il dermatologo accorto deve anche pensare a quelle che sono le evoluzioni nefaste della patologia qualora essa non venga curata tempestivamente o nel modo giusto, perché se si arriva tardi o si gestisce male la problematica, si esita drammaticamente in quelli che sono gli esiti cicatriziali permanenti, che vanno dalle cicatrici a stampino, ma anche a cicatrici retraenti molto defulpanti. E quindi il messaggio fondamentale è una terapia fatta su misura per il paziente. Non esiste una terapia univoca applicabile a qualunque paziente. Il dermatologo, da specialista capace, deve capire che tipo di paziente ha davanti, in questo paziente quali sono le cause che pesano maggiormente per non andare incontro a un insuccesso terapeutico. E quindi se ci troviamo di fronte a un'acne dove per esempio la componente infettiva è preponderante, basti pensare all'acne del ragazzino, dell'adolescente, l'uso degli antibiotici sia locali che sistemici. Se invece il disturbo della cheratinizzazione è predominante, quindi un'acne dove il sebo e il materiale corneo si aggregano andando a occludere i dotti delle ghiandole sebacee, allora la terapia con i retinoidi. E poi è emblematico il caso dell'acne della donna dell'età adulta, che non ci si può ostinare a trattare con un'acne adolescenziale, perché spessissimo nell'acne della donna matura
sono implicate ragioni ormonali, quindi un disturbo endocrino, un ovario policistico, un iperturbinarismo, e quindi da lì la terapia con estrogestinici orali o con antiandrogeni, altrimenti si va incontro a un insuccesso terapeutico. Quindi, dottoressa, nel caso in cui ci si ritrovi appunto con le cicatrici dell'acne, queste come possono essere trattate? Allora, in presenza di cicatrici, che sono sempre il segno che quella terapia non è andata a buon fine, o magari perché il paziente non si è presentato tempestivamente, o perché lo specialista non è stato in grado di gestire adeguatamente la situazione, si può arrivare alla spiacevole, condizione di queste cicatrici, che vanno dalle cicatrici a stampino più comuni fino ad antiestetiche cicatrici retraenti, che spesso sono l'esito dei tramiti fistolosi e dei noduli. Quindi, in presenza di cicatrici, ahimè, che possiamo fare? Il trattamento che oggi costituisce il gold standard è il laser frazionato, che io personalmente eseguo nei locali della Casa di Cura San Paolo. È un laser molto innovativo che permette un rimaneggiamento profondo del tessuto interessato da cicatrici e quindi di sostituire con tessuto neoformato la zona interessata dalle cicatrici. È un laser non ablativo che cioè a fronte di questo beneficio non produce sulla pelle una ferita, quindi il paziente se ne va dall'ambulatorio con una zona cattata, arrossata e ruvida ma senza una ferita visibilmente aperta. Dopo 10-12 giorni si ha il ripristino della funzione di barriera, ma è apprezzabile soltanto dopo 4-5 mesi, appunto perché attraverso i fibroblasti e il collagene neoformato si cerca di riempire le cicatrici. Il miglioramento che può dare questo laser è circa del 50-60% per ogni seduta. Gli altri trattamenti, invece, i peeling chimici, i prodotti locali, sono meno soddisfacenti al giorno d'oggi. Dottoressa Melani, io la ringrazio per il contributo che lei ha dato alla nostra trasmissione e la ringrazio per essere stata con noi oggi. Bene, è stato un piacere. Arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.